La parte settima di questa presentazione riguarda il diritto di accesso, ovvero un diritto, un istituto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo, ovvero la legge 241 del 1990, la quale diciamo, prevede questo diritto in capo agli interessati ad un procedimento amministrativo in generale. Di poter visionare tutti quanti sono una serie di atti in possesso appunto della pubblica amministrazione. E appunto gli articoli, in particolare dal 22 al 28 della legge 241, disciplinano questo istituto dell'accesso. In realtà, nella legge 200, esistono varie tipologie di accesso, come vedremo. E appunto viene previsto per quanto riguarda la legge 241, in particolare si occupa della tipologia di accesso procedimentale, ovvero per quella diciamo, che riguarda un procedimento amministrativo. Vi sono poi una serie di esclusioni dal diritto di accesso, quindi ad esempio alcuni documenti che possono essere ad esempio segretati per motivi di sicurezza dello Stato, ad esempio, saranno una serie di documenti potranno essere esclusi da dalla possibilità di accesso. Vedremo le modalità in cui si esercita l'accesso, quali sono anche gli obblighi di pubblicazione in capo alle pubbliche amministrazioni. E quindi vedremo anche le altre tipologie di accesso che di qui a poco illustreremo. Vediamo poi in questa parte l'istituto della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed infine il segreto d'ufficio e qual è l'ambito di applicazione nella legge 241 con riferimento al diritto di accesso. L'accesso ha come scopo essenzialmente quello di tendere ad una pubblica amministrazione quanto più possibile rispettosa del principio di trasparenza. In particolare, lo scopo dell'accesso in generale è quello che si deve tendere ad avere una pubblica amministrazione paragonabile ad una casa di vetro, ovvero nella quale è possibile vedere tutto quanto vi è tutto quanto succede appunto all'interno della pubblica amministrazione. Quindi lo scopo dell'accesso praticamente è quello di rispettare il principio di trasparenza, consentendo appunto ai cittadini di perseguire, di avere, diciamo, conoscenza di tutte le scelte che hanno portato, ad esempio, all'emanazione del volere della pubblica amministrazione all'interno di un provvedimento amministrativo che li riguarda. Questo nell'ottica di perseguire anche il principio democratico, e quindi dell'effettivo potere in mano, diciamo, al popolo, ai cittadini, e nonché di perseguire il principio della buona amministrazione, del buon funzionamento efficiente e anche, diciamo, trasparente della pubblica amministrazione. Tutto questo sempre nell'ottica, ad esempio, anche di ridurre i possibili contenziosi che possono sorgere tra la pubblica amministrazione e i cittadini. In particolare, con la trasparenza, vi è una garanzia di controllo, da parte del cittadino, su quello che è appunto l'operato della, pubblica amministrazione, che deve svolgere il suo compito in maniera quanto più possibile imparziale. E sono quindi stati previsti una serie di istituti che in generale, oltre all'accesso, oltre al diritto di accesso ai procedimenti amministrativi, ai documenti della pubblica amministrazione, consente di perseguire il principio di trasparenza.
Oltre quindi all'accesso è stata prevista dalla legge 241 il rispetto di alcuni livelli minimi ed essenziali delle prestazioni fornite dalle pubbliche amministrazioni, e inoltre è stato previsto, sempre nell'ottica della trasparenza, un'ulteriore tipologia di accesso che è quello cosiddetto civico. Mentre l'accesso, diciamo, previsto dalla legge 241 del 90, siccome appunto riguarda il procedimento, è detto accesso procedimentale, è stato poi previsto anche un accesso civico, ovvero sono stati previsti una serie di obblighi di pubblicazione, di pubblicare da parte della pubblica amministrazione una serie di documenti. In particolare, secondo quanto previsto dal decreto legislativo sulla trasparenza numero 33 del 2013. Una serie di documentazioni specificamente individuate dalla legge dovranno essere e sono pubblicate sui siti internet delle PA, e in particolare nella sezione Amministrazione Trasparente. Tra questi vi sono dei documenti, dei dati, le informazioni organizzative della pubblica amministrazione e chiunque appunto può visionare e accedere a questi documenti e qualora questi documenti non siano stati richiesti è diritto del cittadino di richiederli e appunto farli pubblicare. Vediamo qui una serie di definizioni in tema di accesso. Prima di tutto, per diritto di accesso si intende il diritto a chiunque ne fosse interessato di prendere visione e estrarre copia di in generale documenti amministrativi. Quindi, diciamo, il soggetto interessato potrà o visionare direttamente un documento amministrativo. E qualora appunto un documento non fosse un documento amministrativo, non si applica appunto il diritto di accesso. E inoltre l'interessato, che può essere ad esempio il destinatario di un provvedimento, può anche richiedere una copia di questi documenti amministrativi. Qualora vi fossero appunto delle spese, queste possono essere appunto addebitate all'interessato che chiede tale copia. In generale sono interessati, in generale tutti, una serie di soggetti privati, i portatori di interessi pubblici o diffusi, coloro che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, con riferimento appunto ad una situazione giuridicamente tutelata e che in generale è correlata al documento per la quale è richiesto l'accesso. Oltre agli interessati, nel caso in cui venga richiesto un accesso ad un documento amministrativo, è importantissimo andare ad individuare eventuali controinteressati, ovvero tutti quei soggetti che possono essere individuati o comunque facilmente individuabili in base a quello che è il documento che è stato richiesto. Quindi, ad esempio, una serie di altri soggetti che compaiono all'interno del documento amministrativo richiesto potranno essere dei controinteressati. E qualora appunto venisse esercitato il diritto di accesso richiesto dall'interessato, i controinteressati vedrebbero compromesso in generale il loro diritto alla riservatezza, in quanto ad esempio il loro nome o una serie di loro dati saranno noti all'interessato che ha richiesto la copia, ad esempio, del documento amministrativo. E il diritto di accesso poi si può applicare ai documenti amministrativi, che comprendono in generale delle rappresentazioni grafiche, delle rappresentazioni fotocinematografiche, elettromagnetiche o di altra specie, che rappresentano il contenuto di atti anche interni o che diciamo, potrebbero essere non relativi ad uno specifico procedimento amministrativo e che in generale sono detenuti da una pubblica amministrazione e che riguardano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro appunto natura
pubblicistica o privatistica. Il diritto di accesso inoltre si applica alla pubblica amministrazione, ovvero in generale a tutti quei soggetti di diritto pubblico oppure anche ai soggetti di diritto privato che però limitatamente alla loro attività che riguarda il pubblico interesse e che è disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. E abbiamo detto che esistono varie tipologie di accesso, essenzialmente è possibile distinguere tre tipologie di accesso. Il diritto di accesso, l'accesso di tipo procedimentale, l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato. L'accesso procedimentale è quello previsto dalla legge 241 del 90 sul procedimento amministrativo e riguarda essenzialmente il diritto di un soggetto che è coinvolto in un procedimento amministrativo, di visionare oppure richiedere una copia degli atti amministrativi. Tale accesso procedimentale si può esplicare e realizzare in due modalità, o con un accesso informale o con un accesso formale. Nel caso di accesso informale, avviene una richiesta di accesso anche in modalità verbale. E non sono presenti controinteressati e in generale non sono presenti divieti di legge a questa tipologia di accesso. Mentre invece nella seconda situazione avviene un accesso formale e in particolare deve essere fatta in questi casi una richiesta scritta in tutte quelle altre situazioni in cui non è possibile l'accesso informale. Esiste poi l'accesso civico. L'accesso civico si distingue in semplice, ed è quello introdotto dal testo unico sulla trasparenza, decreto legislativo 33 del 2013, e riguarda tutti quei documenti per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione in capo alla PA sul sito, sulla sezione amministrazione trasparente. E quindi i cittadini hanno il diritto di richiedere tali documenti o di visionarli. Divisionarli se sono stati pubblicati o di richiederli se non sono stati pubblicati. E appunto la pubblicazione avviene tramite in modalità telematiche. Abbiamo poi un'ulteriore tipologia di accesso civico, quindi da parte della generalità dei cittadini, cosiddetto civico generalizzato. L'accesso civico generalizzato, sempre previsto decreto legislativo 33-2013 ed in particolare dal FOIA, ovvero dal Freedom of Information Act, riguarda essenzialmente una serie, tutti gli altri documenti e dati detenuti dalla pubblica amministrazione e che sono ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione. Per tale tipologia di documenti, se non è previsto un divieto esplicito della legge, i cittadini appunto hanno il diritto di visionarli e di appunto prenderne conoscenza al fine di garantire anche una forma diffusa di controllo da parte dei cittadini su quello che è l'attività delle pubbliche amministrazioni.